Salve a tutti, sono Pierluigi Moio, dottore di ricerca e docente a contratto presso l'Università della Calabria. In questo video presento brevemente il contributo a Didamatica 2020, che si intitola Gioco e apprendimento, spazi, tempi e strumenti nella didattica a distanza. Il lavoro descrive un'esperienza di didattica a distanza in contesto universitario, al cui interno è stata condotta un'attività di gamification, con l'intento di rendere la didattica più coinvolgente e motivante per gli studenti, riservando maggior attenzione alle dimensioni sociali, emozionali e esperienziali dei processi di apprendimento. Nei primi mesi di questo 2020, la situazione sanitaria drammatica, che ancora oggi è in primo piano, ha rappresentato per il mondo della scuola, dell'università e della formazione in genere uno shock dalle dimensioni imprevedibili, ponendo quindi le istituzioni educative davanti a una serie di problematiche per nulla semplici da risolvere. Tale situazione possiamo dire che si è andata ad aggiungere a riflessioni che da diversi anni interessano le tecnologie e le competenze digitali. Sappiamo che adolescenti e studenti oggi vengono a contatto con molte fonti di conoscenza e sviluppano abitudini e attitudini all'apprendimento ben prima di arrivare nelle aule scolastiche e universitarie. L'esperienza descritta nell'articolo nasce quindi dalla convergenza di due differenti esigenze. Da un lato quella di garantire la continuità dei percorsi universitari attraverso una didattica interamente a distanza. Dall'altro quella di coinvolgere maggiormente gli studenti rispetto a quanto avviene nella didattica universitaria tradizionale, offrendo quindi occasioni di apprendimento significative e interessanti in modo da sollecitare la partecipazione e la motivazione. Le attività didattiche sono state condotte interamente a distanza, così come imponeva la situazione sanitaria. Le lezioni e le attività sono state accompagnate dall'inizio alla fine da un'attività di gamification utilizzando un apposito ambiente di apprendimento di tipo 2.0. Tutti gli studenti sono stati invitati a partecipare su base volontaria e a organizzarsi in squadre per affrontare una competizione di gruppo. All'interno dell'ambiente sono stati proposti, oltre a materiali didattici, una serie di giochi, di quiz, quindi una serie di serious game, aventi quindi finalità didattiche e naturalmente legati ai contenuti illustrati di volta in volta durante gli incontri e le lezioni sincrone. Nella parte finale dell'esperienza, quiz e giochi sono stati affiancati anche da alcune sfide di velocità nella soluzione di esercizi preannunciati dal docente e proposti poi all'interno dell'ambiente di apprendimento utilizzato. Secondo tale dinamica si è sviluppata quindi una classifica della community, sempre aggiornata e consultabile da tutti, che ha permesso quindi di rendere l'apprendimento più divertente e appassionante. Il premio finale per le prime squadre, i primi gruppi posizionati nella classifica, consistente nell'esonero di una parte del programma in sede d'esame, ha rappresentato un ulteriore incentivo alla partecipazione e all'interazione. I risultati al questionario, quindi di gradimento sull'attività di gamification condotta, hanno evidenziato giudizi decisamente positivi da parte degli studenti. L'esperienza, come del resto altre di questo tenore, ci dice quindi che è tempo di pensare ad una didattica più interattiva. Bisogna mettere in atto quindi azioni, strategie e percorsi nuovi in modo da promuovere negli allievi capacità creative e innovative, competenze nell'uso responsabile ed efficace dei media, pensiero critico e riflessivo. Per il momento mi fermo qui, vi ringrazio e vi do appuntamento alla sessione ufficiale di Didamatica 2020.